Oggi è la metropoli frenetica che conosciamo, brulicante di persone, moderna. Com'era però Milano 200 anni fa? La mostra Milano, da romantica a scapigliata, in corso al Castello di Novara, si propone di raccontare, attraverso il lavoro di 25 artisti, il clima e la vita milanese dei primi decenni dell'Ottocento. Decenni che hanno visto una profonda trasformazione della città, sia dal punto di vista urbanistico monumentale, sia da quello sociale e culturale. In 8 sezioni che seguono l'andamento delle sale del Castello Visconteo Sforzesco di Novara, che è il castello che ci ospita, sono esposte 76 opere, dipinti e sculture provenienti da collezioni pubbliche e collezioni private, che raccontano il cambiamento, l'evolversi, i volti della città di Milano e contemporaneamente raccontano l'evoluzione del linguaggio figurativo lombardo dal romanticismo alla scapigliatura. 76 capolavori eseguiti da alcuni dei maggiori pittori attivi a Milano in quei decenni, da Giovanni Migliara, Giuseppe Canella, Angelo Inganni, Francesco Hayez, Giuseppe Molteni, per rimanere in ambito romantico, i fratelli Domenico e Gerolamo Induno, due vere glorie proprio della pittura milanese degli anni 50-60, ai quali sarà dedicata proprio un'intera sala, per arrivare poi ai pittori del rinnovamento linguistico. Quindi avremo Federico Faruffini, avremo Filippo Carcano, Eleuterio Pagliano, Giuseppe Bertini, Mose Bianchi. Nel percorso espositivo le ultime due sezioni sono dedicate ai tre grandi nomi della scapigliatura lombarda: Tranquillo Cremona, Daniele Ranzoni e lo scultore Giuseppe Grandi. Se conosciamo Milano di allora è anche grazie alle loro opere, ai loro racconti su tela, indelebili testimonianze di una Milano che non c'è più. Sabrina Rappoli, Sky TG24.